questa puntata. Il ricordo del Consiglio regionale di Giacomo Maccheroni. Nuova legge per i servizi erogati in farmacia. Presentata l'edizione 2024 del Premio Innovazione. Torna la festa della castagna e del marrone DOP. Il Consiglio regionale della Toscana, prima della seduta di mercoledì, ha ricordato Giacomo Maccheroni, recentemente scomparso. Classe 36, storico riferimento del PSI, sindaco di Pontedera all'epoca dell'alluvione, assessore regionale all'urbanistica, terzo presidente del Consiglio regionale e parlamentare della Repubblica per due legislature fino al 1994. Tanti ricordi di un uomo che ha vissuto con passione la politica, come ha testimoniato anche il figlio. Babbo ha iniziato a... Mio nonno aveva una falegnameria a Pontedera, facevano gli infissi, stringo il più possibile, e a 14-15 anni, dopo appunto le scuole medie, Babbo fu invitato da suo padre e suo fratello e suo zio a iniziare l'attività in falegnameria, ma lui, come si dice a Pontedera, proprio non era buono, non riusciva, e qui, però parallelamente cominciò a frequentare tutte le sezioni del partito, tant'è che lo mandavano in giro con la lambretta già a 16-17 anni a portare, no, in giro i documenti per le varie sedi, e lì cominciò a prendere la passione e la voglia di ascoltare e di intervenire anche alle varie assemblee che c'erano. Infatti, come ha ricordato il presidente, a poco più di 20 anni era presidente dell'ospedale di Pontedera. E poi Babbo è stato riconosciuto tanto nel 66 per l'alluvione, ha fatto tantissimo, era il ponte che legava la proprietà della Piaggio a tutti i dipendenti, a tutta Pontedera, sembrava la volessero riportare a Genova, quindi insomma momenti concitati. Io ho sempre visto Babbo legato alla politica, ma come ricordavano anche dopo la sua chiusura dei rapporti col Parlamento, ha continuato sempre a lavorare diciamo, a dare consigli, anche perché gli venivano chiesti da tutti i sindaci che abbiamo conosciuto, quindi fino in fondo, sì. Ho voluto ricordare il terzo presidente dell'Assemblea legislativa, c'è un filo rosso che unisce il nostro impegno e penso che la memoria, il ricordo, le iniziative che sono state messe in campo da Giacomo Maccheroni come presidente dell'Assemblea legislativa meritasse un momento come questo insieme al figlio Sandro, insieme alla comunità di Pontedera. Noi abbiamo di fronte a noi tante scelte complicate da fare, da portare avanti. Il presidente Maccheroni, anche nelle ultime volte abbiamo avuto modo di poter parlare insieme, mi ha sempre posto due questioni. La prima, cercate di fare in modo che ogni scelta, ogni legge che andate ad approvare sia frutto di ascolto, state tra la gente, uscite dal palazzo. E la seconda è l'impegno verso le giovani generazioni, la credibilità della politica, la necessità che le ragazze e i ragazzi si sentano protagonisti non solo del domani ma anche dell'oggi. E nell'ultima nostra chiacchierata mi ha proprio detto: invitate le scuole a venire nel palazzo, andate nelle scuole, alle ragazze e ragazzi fate capire che esiste buona politica e che la buona politica è fatta dalle persone. E quindi per questo ho voluto omaggiare il presidente Maccheroni e salutarlo per l'ultima volta anche nella sua aula che ha presieduto per tanti anni. Giacomo è una persona complessa da raccontare in pochissimo tempo, ma è un politico di razza, un politico della Prima Repubblica che ha rappresentato per la città di cui è stato sindaco per 10 anni, per la regione di cui è stato presidente e per il Parlamento, una figura di riferimento veramente importante. Ha avuto un excursus politico importante, ma l'ha interpretato sempre con un piglio, con un carattere, con una decisione, ma anche dall'altro lato anche con un'innovazione, prendendo una serie di provvedimenti e avendo delle visioni molto, molto, molto avanti rispetto ai tempi che viveva. Ecco. Quindi una figura importante, complessa e che è ancora tutta da studiare.
Giacomo Maccheroni in tutta la sua vita, anche fino agli ultimissimi momenti, appunto prima della sua scomparsa, ha vissuto le istituzioni, la politica con un grandissimo senso civico, non ci ha mai fatto mancare anche come comunità il suo contributo, la sua presenza, il suo supporto, dandoci, e qui oggi, come dire, è stato ricordato a più riprese, trasmettendoci quei valori della politica, come dire, reale, quella vicino ai cittadini, le istituzioni che devono mantenere una presenza costante, devono affrontare un lavoro di ascolto costante all'interno delle comunità, nel nostro caso della nostra città, ma appunto è una modalità che ha portato avanti anche poi come presidente del Consiglio regionale e come parlamentare successivamente. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato la legge regionale che disciplina i nuovi servizi erogati in farmacia, con 32 voti a favore. Nella sostanza noi adeguiamo la normativa regionale del 2000, è la 16 del 2000, alle mutate normativa nazionale dal 2009 ha aperto alla possibilità di far svolgere nelle farmacie servizi diversi, servizi sanitari diversi, e con questa norma anche in Toscana si apre a tutti i servizi che sono da un punto di vista normativo e quindi dal punto di vista delle leggi oppure anche di accordi Stato-Regioni eccetera eccetera, a tutti quelli che possono essere i servizi che possono essere erogati in farmacia potranno essere erogati anche in Toscana. Discipliniamo le modalità in cui devono essere organizzati gli spazi, dicendo che devono essere spazi interni alla farmacia separati per garantire la privacy, oppure spazi anche esterni alla farmacia, purché abbiano questi requisiti. Escludiamo soluzioni come gazebo o strutture precarie, salvo ovviamente situazioni di necessità, come è stato per il Covid, dove la regione, le aziende possono autorizzare, e discipliniamo anche tutta una serie di passaggi burocratici, cercando di snellirli, abbiamo cercato di eliminare tutti i passaggi non necessari, con le quali le farmacie comunicano all'azienda sanitaria che effettua i controlli la loro decisione di avviare nuovi servizi sanitari all'interno delle farmacie. Insomma, una norma che va a implementare l'attività che possono essere svolte cittadini, che possono essere svolte dalle farmacie per i cittadini in maniera capillare su tutta la regione. Ma l'intervento legislativo che propone la maggioranza e per il quale voteremo a favore è molto tiepido. In realtà ormai si sta sviluppando nel resto d'Europa, si sta sviluppando nel resto d'Italia un concetto di farmacia nuovo e moderno, dove la farmacia non è soltanto un luogo dove si vendano e si comprano i farmaci, ma è un luogo dove possono essere erogate prestazioni e servizi sanitari. È un avamposto territoriale, soprattutto nei territori più sperduti o nelle periferie disagiate delle grandi città, del servizio sanitario pubblico. Nelle farmacie dei servizi, la nuova e moderna farmacia dei servizi, potranno essere fatte anche prestazioni di diagnostica di bassa e media intensità, potranno svilupparsi intorno alla farmacia ambulatori sia dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, ma anche di specialisti. Potrà lì trovare sede lo psicologo di base, l'infermiere di famiglia, insomma una nuova farmacia che avvicina la prestazione del servizio sanitario al cittadino, moltiplica i luoghi dove vengono fatte le prestazioni sanitarie, diminuisce le liste d'attesa e accorcia la distanza tra ospedale e territorio. Da questo punto di vista noi siamo convinti che la strada tracciata dal governo Meloni sia quella giusta. Sicuramente da questo punto di vista la risposta del Partito Democratico è tiepida, ma noi cercheremo di migliorarla nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Ma la Regione Toscana si adegua a una normativa di carattere nazionale per offrire maggiori servizi in dei presidi come quelli farmaceutici presenti di fatto in ogni città toscana. È l'opportunità di erogare servizi aggiuntivi sul fatto, per esempio, dei prelievi del sangue, sulla parte diagnostica, su alcuni elementi che possono essere alleggerire il carico di alcuni cittadini nell'ambito dei pressi ospedalieri. Questo può essere fatto anche in locali adiacenti alle attuali farmacie. È un investimento che non può essere
obbligatorio per quanto riguarda le farmacie, è un auspicio di erogare servizi aggiuntivi, un'opportunità che la Regione Toscana consente sulla scia della considerazione oggettiva del fatto che le farmacie sono un presidio importante. Vi ricorderete quanto fatto anche nella scorsa legislatura dal sottoscritto, che portò nelle farmacie i CUP, che ha cercato di portare maggiori servizi aggiuntivi. Alcuni esami diagnostici possono essere fatti e refertati direttamente in ambito farmaceutico. Ovviamente serve la presenza di personale specializzato, serve la possibilità di avere locali idonei, serve comunque, è un'opportunità essenzialmente per erogare maggiori servizi in maniera capillare anche in quella Toscana diffusa dove non sempre le persone riescono a accedere ai servizi ospedalieri. Sì, dunque questa norma tende non solo ad aggiornare la legge regionale del 2000 recependo una legge nazionale del 2009, ma intende soprattutto offrire un'opportunità soprattutto nelle zone più periferiche della nostra regione, a vantaggio anche di quei territori magari popolati da persone prevalentemente anziane che hanno bisogno di un punto di riferimento come la farmacia. Devo dire si è contraddistinta in quest'ultima fase storica, soprattutto in tempo di Covid, già sulle vaccinazioni, come sui tamponi, come diciamo sui servizi connessi, per i quali è stata proprio la regione ad avvalersi di questa rete territoriale. La norma non fa un'elencazione puntuale di quello che la farmacia può espletare, ma dice che tutta quella diagnostica che non necessita di un laboratorio d'analisi, quindi con delle caratteristiche molto puntuali, può essere svolta direttamente nelle farmacie. In particolare penso alla diagnostica da sangue capillare, per esempio, quindi non il prelievo di sangue, ma tutta quella diagnostica, la glicemia, il colesterolo e chi più ne ha più ne metta, che può essere assolutamente monitorata attraverso un accesso in farmacia. Ovviamente questa è una norma, ci saranno probabilmente anche interventi della Giunta regionale che andranno a disciplinare in maniera più puntuale le caratteristiche e gli standard, per esempio, che devono avere i locali che ospiteranno questi servizi, ma l'aspetto importante è appunto questa nuova frontiera che si inserisce anche in un lavoro di costruzione di quella medicina territoriale per la quale i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevedono la realizzazione di ospedali di comunità, case di comunità, e quindi in qualche modo un investimento reale sul territorio che vada a integrare i servizi della rete ospedaliera, che soprattutto possa rappresentare davvero una porta d'accesso per la sanità pubblica. Presentata l'edizione 2024 del Premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci, nato per sostenere e valorizzare la ricerca e l'innovazione tecnologica, digitale e sostenibile delle imprese toscane. L'edizione di quest'anno noi crediamo che possa ancora far crescere questa iniziativa e quindi il premio, anche per la scelta convinta di Confindustria Toscana e del Consiglio regionale di puntare su un tema che oggi incrocia una delle principali sfide che stanno affrontando le imprese nell'attuale contesto socio-economico e geopolitico, che è la sfida della sostenibilità sociale. Abbiamo quindi dedicato la sezione speciale di questo premio proprio al tema dell'innovazione dedicata alla sostenibilità sociale. Andremo a premiare imprese e start-up innovative e anche spin-off accademici che si sono distinti su questo tema, che applicano nelle loro realtà i principi ESG e che quindi mettono al primo posto anche i temi che sono la valorizzazione delle diversità, dell'inclusione in azienda, il benessere e la salute dei propri dipendenti. Siamo confortati anche dai risultati delle edizioni precedenti, con grande partecipazione. In modo particolare siamo felici che possano nascere start-up innovative che poi piano piano possono diventare anche imprese, e anche questo fa parte dello scopo, oltre che creare innovazione all'interno delle aziende. Quest'anno il tema è ESG e quindi molto importante, è un tema che dobbiamo tutti portare avanti perché dobbiamo andare in quella direzione. Ci auguriamo che ci siano tante presenze come in passato e progetti importanti, perché siamo convinti che i talenti fanno crescere l'economia della nostra regione. Ma è una di quelle iniziative di cui vado orgoglioso, non perché ormai 7 anni fa sia stato uno dei promotori, ma perché penso che si manda un grande messaggio a chi cerca di scommettere sul futuro. Le istituzioni ci sono al fianco di chi vuole costruire innovazione, di chi vuole costruire imprese che sanno affrontare i mercati del presente e del domani. Abbiamo
deciso ormai da qualche anno di tornare a dare il nome al premio innovazione, premio Vespucci, perché ricordiamo un grande toscano che ci ha insegnato che bisogna sempre cercare territori inesplorati, bisogna avere la capacità di trovare strade nuove per costruire un futuro migliore.